Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio delle Phoenix News. Questa volta, come vedete, ci troviamo in questo luogo, che in realtà è solo un'altra angolazione della nostra stanza dell'elaborazione delle menti. Questa volta vi presento questo oggetto. La scorsa settimana vi ho anticipato appunto che avrei recensito la mia stampantina 3D, che è una versione molto base, molto economica di una stampante 3D normale. E quindi adesso vi spiegherò un po' la sua storia e vi farò vedere qualcosetta. Dato che, come sapete, io sono uno che smanetta abbastanza nei Kickstarter e siti simili, saprete anche che probabilmente questa stampante arriva da lì. Infatti, l'ho comprata all'incirca 6 mesi fa, su appunto su Kickstarter. Si chiama 101 Hero, non so se si pronunci così. L'ho pagata 74 dollari più 15 dollari di spedizione più 10 dollari di filo, se non erro. Dopo vi spiego bene come funziona il filo. Quindi per un totale di circa 100 dollari più o meno. Dopo quasi 4-5 mesi è arrivata, l'ho montata perché era uno scatolotto tutto con i pezzi smontati. Ho dovuto avvitare come un pazzo per mezza giornata e alla fine sono riuscito a sfoderare questo fantastico gioiellino. Allora, voi sapete che ci sono diversi tipi di stampanti 3D. Ci sono ad esempio quelle con la polvere, quelle a caldo, eccetera, eccetera. Questa qui sostanzialmente ha questa parte qui, che è un filo, come vedete, che è una specie di plastica che si scioglie. Sciogliendosi si poggia sulla parte più bassa della stampante. Scioglie questo filo e praticamente modella strato per strato la nostra fantastica creatura. Questa, che magari ve la farò vedere un po' più da vicino, è la prima creaturina che ho fatto. Logicamente, come potete vedere anche da qui, fa delle cose. Le cose che fa però sono un po' grezze, ovviamente, ma questo ce lo si può aspettare perché ovviamente non è una stampantona da 600.000 euro come quelle che ci sono, insomma, in giro. Però tutto sommato è abbastanza una cosa carina. Prima vi parlerò dei pregi e poi dei difetti, che purtroppo sono molti, però vabbè, ci sta. I pregi: sicuramente il costo è un gran pregio perché effettivamente costa abbastanza poco. Il montaggio è stato semplicissimo, ci ho messo una vita, ma perché sono incapace, però concettualmente è facile. E poi le produzioni, perché nonostante il costo basso vengono benino e insomma ci si può già fare qualche bella figura. I difetti invece purtroppo sono molti, per esempio spesso si inceppa, nel senso sta magari producendo uno strato più basso dell'oggettino, ebbene così di punto in bianco potrebbe decidere di sfasarsi. Si sposta di 3-4 cm da un lato e continua a produrre in quel posto lì. Quindi vengono sostanzialmente due livelli separati e non si capisce il perché. Questa è una cosa. La seconda cosa è che ho dovuto costruire questo incredibile magheggio insieme al buon Phoenix. Perché questo filo non riusciva a tirarselo bene. Quindi abbiamo dovuto costruire, ve lo faccio vedere magari un po' meglio, questa specie di rullo che lui praticamente si tira il filo, lo fa girare e riesce a prenderselo senza sforzare più di tanto. Però comunque ci abbiamo messo un bel po', abbiamo dovuto raccattare robe in giro, alla fine ha funzionato. Però magari se ci fosse stato un sistema migliore già spiegato, costruito, non lo so, sarebbe stato più figo. Terzo difetto, la SD. Dato che questa stampante 3D è munita di SD per appunto passargli i file che deve poi stampare, questa SD deve essere prima di tutto piccola, nel senso che può essere massimo 8 giga. Poi non può essere di quelle ad alta velocità perché sennò non funziona. Prima di riuscire a capire che ci volevano un certo tipo di file, ci ho messo una buona mezza giornata. Bisogna andare sul sito, che è 101 Land, mi pare. Andare a scegliere un oggetto, un pezzo di gioco, un'astronave, qualcosa, scaricare il file, metterlo nella SD dopo averlo spacchettato 8 volte, poi ficcarlo in quella cosa che vi sto facendo vedere adesso, cliccare il pulsantino e lui partirà magicamente a produrre le cose.
Il problema è che non si capiva bene come metterlo, dove metterlo, se si poteva rinominare, se si poteva usare qualsiasi SSD, insomma le istruzioni non erano tanto chiare, però alla fine poi è venuto a funzionare figosamente. Adesso vi farò vedere, diciamo, le fasi in cui si suddivide la produzione di un oggetto, ovviamente non fino alla fine perché anche i tempi sono molto molto lunghi, quindi ci può mettere anche diverse ore a produrre anche questa cosa qui, se non sbaglio ci ha messo 2-3 ore forse. E si sente zzz, tutto il tempo, e insomma è così. Quindi la prima fase è quella di appunto andare a reperire i file dall'incredibile sito di cui vi ho appena parlato, metterlo nell'SD e piantarlo in quel posto là. La seconda fase invece è tirare su tutti e tre i braccetti in modo da farlo partire dalla posizione di partenza, premere il pulsante, aspettare qualche minuto che si scaldi, poi lui andrà giù e comincerà a produrre come un pazzo. Prima però mi sono dimenticato di specificare che sul vetro che c'è sotto, che è un cerchio, bisogna applicare dello scotch in modo tale da semplificare la rimozione dell'oggetto quando ha finito la stampa, perché sennò si appiccica sul vetro e non lo togliamo manco con lo scalpello. Dopo aver fatto tutte queste cose qua, si va molto delicatamente a strappare il nastro. Rimuovendo il nastro si riesce anche a rimuovere l'oggetto. Tutto questo bisogna farlo molto 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 delicatamente, se no si sfascia incredibilmente l'oggetto, dato che è una plastica fragilissima, tipo che cade e si spacca in mille pezzi. Adesso vi farò vedere magari qualche video dell'operella e spero di essere stato abbastanza chiaro a spiegarvelo. Se vi piacciono queste cose qua, può essere un valido strumento per iniziare la stampa 3D, ma poi logicamente se si vuole fare a livello un po' più professionale ne va comprata una anche abbastanza più cara e funzionale. Io ne ho viste su Kickstarter che fanno anche la scansione 3D dell'oggetto prima di poterlo stampare, cioè delle cose assurde. In ogni caso, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi. Questo era un Phoenix News un po' strano, dalla prossima settimana riprendo normalmente. Intanto io ho acquistato una cosa di cui non vi parlo ancora, ma ci farò una recensione anche su questa tra qualche settimana. Detto ciò, sono Phoenix di Phoenix Production e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!